Chiamo ora il dottor Antonio Lamarra. Il dottor Lamarra, Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo, noto per i suoi lavori su Leibniz soprattutto, che ci parlerà qui anche oggi pomeriggio di Leibniz e precisamente l'enciclopedista erudito, il ricercatore empirico, il metafisico. Grazie. E grazie, naturalmente non posso esimermi neppure io dal ringraziare le istituzioni che hanno organizzato il convegno e che hanno voluto onorarmi di questo invito, che mi ha fatto evidentemente molto piacere. Nel momento stesso in cui accettavo l'invito, da studioso di Leibniz, tuttavia mi sono subito posto la domanda se un contributo dedicato alla sua figura, in un convegno come questo, in onore di Paolo Rossi, fosse davvero una scelta appropriata. Certo, Rossi scrisse pagine di notevole interesse anche su aspetti diversi dell'opera del filosofo tedesco, ma in fondo un autore come Leibniz potrebbe apparire piuttosto lontano dai temi che più hanno caratterizzato gli studi di Rossi, e poi fin troppo metafisici, talora perfino apertamente teologici, furono i suoi interessi più profondi. Mi son detto però che a ben vedere proprio la possibilità di nutrire una simile riserva doveva confermarmi nell'idea di preparare un intervento dedicato ad alcuni aspetti non secondari del pensiero leibniziano, poiché a ben vedere già il dubitarne presupponeva di avallare un'immagine piuttosto stereotipata e unilaterale di Leibniz, finendo al tempo stesso per sminuire alcuni contributi invece assai significativi dello stesso Rossi al rinnovamento degli studi leibniziani. Fra i vari, mi limiterò semplicemente qui a citare le ben note pagine, sono state già ricordate, sull'influenza della tradizione lulliana e delle arti mnemotecniche sul giovane Leibniz, che per la generazione di studiosi leibniziani a cui appartengo sono state veramente molto importanti. Da quelle pagine, come da altre, emergevano aspetti rilevanti della personalità filosofica e scientifica di Leibniz che, seppure non inediti, di certo risultavano piuttosto marginali alla luce delle interpretazioni più classiche e accreditate della sua figura, tanto quelle, per andare molto sinteticamente a dire, tanto quelle riconducibili al filone della critica antimetafisica di ascendenza illuminista, quanto quelle che al contrario tendono a risolvere tutto il pensiero di Leibniz nel suo esito monadologico, nell'ipotesi dell'armonia prestabilita, nel suo innatismo, nel suo cosiddetto ottimismo metafisico. Ho cercato dunque di prendere spunto da quella lezione per proporre un piccolo contributo al ripensamento dell'immagine che ancora oggi mi sembra piuttosto prevalente di un Leibniz interamente risolto nella sua metafisica, al punto da rendere filosoficamente insignificanti i suoi molteplici interessi negli altri domini del sapere e sostanzialmente indifferente al ruolo dell'esperienza nel processo della conoscenza. Al giorno d'oggi, grazie alla disponibilità di numerosissime edizioni di testi leibniziani e di quel vero e proprio monumento alla cultura del Seicento, costituito dai ponderosi volumi dei Semplice Schriften edite dell'Accademia Ausgabe, la differenza fra l'immagine che possiamo farci di Leibniz e quella che i contemporanei effettivamente si fecero di lui e che egli stesso offrì di sé medesimo, in primo luogo attraverso la sua presenza sulle riviste del tempo, è veramente enorme. Ancor prima della sua scomparsa si era imposta l'immagine del genio universale, del dotto enciclopedico, dall'erudizione sconfinata e dall'insaziabile curiosità intellettuale, e solo successivamente subentrò ed emerse la fama del filosofo di grande levatura. In vita, d'altro canto, Leibniz pubblicò solo un esiguo numero di volumi, per lo più di carattere storico erudito, numerosi pamphlet legati al suo ininterrotto impegno politico e diplomatico e molte decine di articoli sui temi più svariati di un numero vastissimo di discipline che apparvero su riviste erudite e giornali scientifici,
ma pubblicò veramente poco sui temi più caratteristici del suo impegno filosofico e della sua versione metafisica della realtà. Sebbene accumulasse fra le carte del suo studio materiali sufficienti per la pubblicazione di svariati tomi, non solo fu poco incline alla redazione di opere sistematiche o di trattati, ma il più delle volte rinunciò a pubblicare anche le opere di più ampio respiro che pure aveva portato a termine. Leibniz fu indagatore di tutti gli aspetti della realtà, scopritore di nuovi territori del sapere, ma non diede alle stampe né il trattato sulla dinamica, che pure aveva steso in vista della ragione, né gli studi sull'analysis situs, né la protogea, e scopritori indipendenti da Newton, ma lui contemporaneo, del calcolo integrale e differenziale, acquistò ben presto un prestigio da grande matematico e tuttavia non pubblicò mai un trattato su quell'argomento né sulla nuova geometria analitica, ai cui sviluppi pure aveva contribuito in maniera decisiva. È considerato ancora oggi a tutti gli effetti un precursore della logica moderna, ma lasciò inediti tutti i manoscritti delle sue ricerche in quel campo. In filosofia, poi, a parte qualche scritto di gioventù, non pubblicò che i saggi di Teodicea, lasciando inediti, per solo per fare qualche esempio, tanto il Discours de Métaphysique, quanto i nuovi saggi sull'intelletto umano e perfino la celeberrima Monadologia. Lo stesso Leibniz, del resto, non era ignaro dell'estrema selettività delle sue scelte editoriali. Nella prefazione ai Nuovi Saggi, sottolineando un tratto caratteristico della sua personalità filosofica, affermò che per rapporto allo stile caratteristico di Locke, il suo proprio stile filosofico era meno popolare, più astratto e acroamatico. Così dicendo, certo non si riferiva alla qualità letteraria della sua prosa, alla quale oscurità d'espressione e linguaggio iniziatico sono ugualmente estranei. Piuttosto è lecito pensare facesse allusione, parlando di astrattezza, ai fondamenti metafisici della sua filosofia e alle difficoltà inerenti a concetti spesso lontani dalle capacità rappresentative dell'immaginazione. Oppure che mediante il riferimento al concetto di acroamatico volesse alludere proprio alla cauta parsimonia che aveva adoperato nel rendere pubblico il suo pensiero. E da questo punto di vista Leibniz fu non solo in campo filosofico, autore acroamatico per eccellenza. In effetti egli affidò la più gran parte dei risultati delle sue ricerche a una miriade di scritti privati destinati a rimanere sconosciuti al pubblico dei suoi contemporanei. Oppure a brevi interventi dedicati sulle riviste di tutta Europa. In effetti, pressoché tutto quel che i suoi contemporanei poterono conoscere dei risultati che aveva conseguito nel corso di un cinquantennio di infaticabile attività di ricerca e di riflessione filosofica, fu loro offerto dai brevi saggi che egli affidò alle pagine delle più importanti riviste della sua epoca. Non pochi, fra i suoi ammiratori e corrispondenti, lo sollecitarono affinché almeno riunisse in un volume gli scritti che aveva disseminato su una ventina di riviste, ed egli stesso, negli ultimi anni della vita, sembrò seriamente interessato al progetto editoriale che Nicolas Raymond gli aveva suggerito da Parigi e che consisteva nel preparare una seconda e migliore edizione della Teodicea, cui sarebbe seguito un volume contenente i suoi articoli di più spiccata valenza filosofica. Ma neppure questo progetto andò in porto, sicché al momento della sua morte la produzione filosofica e scientifica di Leibniz appariva come dispersa in una miriade di lettere private e di opuscoli pubblicati in diversi paesi europei, ma la cui disponibilità già in quel momento poteva talora rivelarsi abbastanza problematica. A chi conosca sufficientemente l'opera di Leibniz può anche apparire poca cosa, ma si tratta pur sempre di poco meno di 190 contributi e di un numero di poco inferiore di recensioni o resoconti di letture anonimi che nel loro insieme offrono un panorama già molto significativo della sua produzione e al tempo stesso delineano un profilo di Leibniz per certi versi inedito. Vi traspare il suo enciclopedismo non meno del suo genio. La sua partecipazione attiva al dibattito scientifico e culturale di un'epoca non meno che la sua creatività intellettuale. Nel corpus dei suoi articoli sulle riviste si trovano gli uni a fianco agli altri contributi fondamentali per la storia del pensiero scientifico e filosofico e interventi minuti a proposito di questioni molto specifiche o di pura curiosità erudita.
L'attenzione verso la scoperta delle grandi regolarità soggiacenti ai fenomeni dell'universo sembrerebbe nel suo caso non escludere il gusto del dettaglio e della singolarità decisamente insolita. Tale inestinguibile curiosità intellettuale, che rifuggiva tanto dalle vanterie dei ciarlatani quanto dalle troppo facili scorciatoie metafisiche, pare davvero essersi applicata a tutti gli aspetti del mondo naturale, a tutti i possibili prodotti dell'intelletto, alla stessa storia politica e sociale. I brevi saggi pubblicati da Leibniz sulle riviste scientifiche rivelano il vastissimo panorama dei suoi interessi, mentre lasciano intravedere in controluce la complessità culturale della scena europea tra il piano XVII e l'inizio del XVIII secolo. Se la grande quantità di scritti matematici e geometrici che sono presenti nel corpus dei suoi articoli non stupisce, accanto ad essi troviamo altresì saggi di astronomia e di ottica, studi su problemi di statica e di dinamica, ma pure interventi su fenomeni altamente specifici, quali ad esempio le aurore boreali, o su questioni di chimica e di botanica, o ancora aperture verso un approccio che oggi diremmo paleontologico, come quando si tratta di spiegare l'origine dei fossili, o infine articoli che testimoniano dell'interesse dell'autore per le macchine e per la tecnica in generale. Si applicò personalmente alla soluzione di problemi riguardanti gli orologi portatili e dedicò diversi scritti all'esposizione di tecniche nuove per la fabbricazione degli specchi o per la preparazione del colore blu di Prussia, senza dimenticare naturalmente di presentare al pubblico dei dotti la sua macchina calcolatrice, la prima in assoluto capace di effettuare le quattro operazioni aritmetiche fondamentali. Del resto, neppure il mondo degli uomini e della società è assente dall'insieme dei suoi articoli sulle riviste. Descrivendo il sistema di numerazione binario che pure aveva scoperto, Leibniz trova il modo di esprimere tutto il suo interesse per la millenaria civiltà dei cinesi, anticipando aspetti rilevanti di stagioni culturali più tarde. I suoi profondi interessi giuridici, il suo peculiare modo di intendere la conoscenza storica come fondata sulla ricerca e lo sviluppo di documenti originali presso archivi e biblioteche, la sua consapevolezza della dimensione storica delle lingue naturali e quindi il suo peculiare modo di considerare le lingue e la stessa etimologia come fonti indirette di conoscenza della storia dei popoli, vi trova un'espressione accanto a testi al giorno d'oggi assai poco frequentati come l'éloge critique delle opere di Shakespeare o l'articolo redatto in occasione della morte di Molière. D'altro canto, una così vasta moltiplicità di temi e di interessi illustra perfettamente quel duplice binomio così caratteristico di Leibniz, fatto da un lato di un enciclopedismo non disgiunto da un'attenzione estrema per il dettaglio, e dall'altro dalla congiunzione tra universalismo cognitivo e individualismo metafisico. Opposti solo apparenti, il cui rapporto solidale trova un fondamento quasi nascosto ma ben solido nel suo modo di concepire la sostanza individuale come concentrato e insieme come espressione dell'universo intero. Il numero limitato di scritti a carattere filosofico che troviamo nell'insieme degli articoli che Leibniz pubblicò sulle riviste può risultare piuttosto sorprendente agli occhi del lettore moderno, ma è del tutto coerente con un orientamento di pensiero per il quale la riflessione filosofica accompagna l'evoluzione delle discipline scientifiche e si nutre dei loro progressi. Di fatto, dopo aver rifiutato la tradizionale cultura scolastica in nome della nuova scienza e del nuovo modello di razionalità che questa implicava, Leibniz si trovò a opporsi, tanto sul fronte scientifico quanto su quello filosofico, al pensiero cartesiano allora dominante. La geometria analitica cartesiana gli parve urtarsi a limiti che solo il calcolo differenziale era in grado di superare, mentre la critica alla statica si tradusse in un approccio del tutto differente alla meccanica e ad una nuova concezione della dinamica, fondata sul concetto di forza. Quest'ultima, a sua volta, gli sembrò aprire la via ad una rinnovata concezione della sostanza, intesa come un centro di radiazione di energia, regolato da una legge interna di sviluppo. Spazio e tempo e movimento diventano ben presto per lui concetti puramente relazionali, che contro Descartes impediscono di definire i corpi in termini di estensione.
concetto quest'ultimo che peraltro, non meno che quello di impenetrabilità, esprimeva ai suoi occhi una proprietà puramente negativa, sicché nuove soluzioni gli si imposero per esplicare le relazioni tra menti e corpi. Una tale varietà di interessi, non solo astrattamente vagheggiati, ma coltivati con assidua attenzione e genuina curiosità, presupponeva un gusto per la ricerca empirica e fattuale che mal si accorda con un'interpretazione del pensiero leibniziano incapace di distinguere adeguatamente il piano metafisico da quello epistemologico. E infatti, quale ruolo potremmo attenderci per l'esperienza se interpretiamo in chiave epistemologica la dottrina metafisica della monade, che Leibniz intende, come ben sappiamo, come un microcosmo metafisico senza contatti con l'esterno ed è per così dire innata a se stessa? E d'altro canto, quale contributo potrà portare l'esperienza al processo della conoscenza se tutti i giudizi sono analitici e la condizione di verità di ogni proposizione consiste nell'inclusione del predicato nel soggetto? Se considerate astrattamente e come isolate dalla totalità della filosofia di Leibniz, tanto la metafisica delle monadi quanto la concezione intenzionale della logica che le sono proprie sembrano concordare nel confinare l'esperienza ad un ruolo del tutto marginale, quando non a privarla di ogni vera funzione conoscitiva. Tuttavia, non solo la pratica scientifica sviluppata da Leibniz, ma la sua stessa concezione dei processi conoscitivi ci pongono di fronte a una realtà ben diversa, indicando invece, proprio in una ricca e variegata esperienza, una condizione ineliminabile della conoscenza. Naturalmente non si tratta di negare l'importanza della metafisica o della logica nel complesso della filosofia di Leibniz. Si tratta piuttosto di restituire alla sua complessità una posizione filosofica molto fortemente strutturata, all'interno della quale si collocano aree problematiche e tematiche diverse che certo si innervano una nell'altra, si nutrono di apporti reciproci, ma che non per questo si dissolvono in una concatenazione meramente unidimensionale e dunque richiedono di essere esaminate nella loro specificità tanto quanto di venir poste in relazione. È nel contesto della riflessione sul problema della conoscenza che il concetto di esperienza si determina in Leibniz nella sua specificità. È in quel contesto che si determinano i limiti del suo contributo allo sviluppo del sapere, ma al tempo stesso si definisce il suo insostituibile valore epistemologico. Nei nuovi saggi in particolare, valori e limiti del concetto di esperienza si definiscono in una sorta di contrappunto costante con la parallela definizione del concetto di ragione. Ed è attorno a questa duplice polarità teoretica che si sviluppa la teoria leibniziana della conoscenza, come attorno ad altrettante architravi teoriche. Per quanto possa apparire per certi versi sorprendente, credo che mantenga tutta la sua validità la tesi avanzata da Nicholas Rescher una trentina d'anni or sono, secondo cui, in ultima analisi, l'epistemologia di Leibniz si configura come una forma di empirismo, se con empirismo intendiamo ogni teoria della conoscenza per la quale solo dall'esperienza e dall'osservazione possiamo trarre conoscenze in materia di fatto e giudizi di esistenza. L'accentuato gusto per l'empiria dimostrato da Leibniz nelle pagine dei Nuovi Saggi fu già notato da Massimo Mugnai nell'introduzione alla sua traduzione italiana del 1982. Un gusto che si sostanzia di continui riferimenti alla storia degli uomini come ai fenomeni della natura, di richiami a fatti e ad esperienze, di citazioni di vicende e circostanze, resi tutti possibili da una riduzione sterminata e da una rete di rapporti epistolari eccezionalmente vasta. L'esperienza per Leibniz offre un contributo decisivo e non eliminabile alla conoscenza che il soggetto costruisce di sé e del mondo esterno, e tuttavia un contributo da solo non sufficiente né all'edificazione delle scienze né alla stessa percezione di sé e della propria identità personale. Solo la ragione consente di superare i limiti conoscitivi dell'esperienza empirica, sebbene senza l'esperienza non avremmo alcuna conoscenza fattuale del mondo. Se è compito della ragione quello di dimostrare verità, ruolo specifico dell'esperienza è quello di sottoporre al processo della conoscenza i contenuti informativi riguardanti non solo il mondo esterno, ma lo stesso soggetto della conoscenza.
L'esperienza, inoltre, offre l'occasione alla mente di prendere consapevolezza di quelle nozioni puramente intellegibili e di quei principi razionali che, secondo Leibniz, sono innati all'intelletto come virtualità attive, ma che solo con uno sforzo di attenzione possono essere riconosciuti. Potremmo allora dire che l'esperienza per Leibniz è l'insieme o la risultante degli stati percettivi e delle conoscenze fattuali circa sé e il mondo, accumulati nel tempo dal soggetto. Il contenuto dell'esperienza è coestensivo al dominio delle conoscenze di fatto, di cui un soggetto dato è in possesso. Ne fanno parte sensazioni e percezioni di stati interiori, sentimenti, osservazioni empiriche e conoscenze acquisite. Esperienza è sia il processo di sedimentazione di tali conoscenze fattuali, sia il patrimonio conoscitivo da esse risultante. È in questo orizzonte che si collocano le diverse strategie conoscitive mediante le quali conseguire esperienze via via più complesse nel mondo dei fenomeni, strategie che culminano in quelle particolari forme di esperienza che sono gli esperimenti scientifici. Come attento conoscitore della scienza del suo tempo, Leibniz è ben consapevole che per l'avanzamento delle conoscenze naturali non sono sufficienti i dati immediatamente forniti dai sensi, ma che è necessario sviluppare l'arte di interrogare la natura sperimentando e che in fisica non si può progredire se non a misura che si effettuino esperimenti. Di quest'arte, di cui nei Nuovi Saggi riconosce a Francis Bacon il merito di aver offerto i primi precetti, egli porta ad esempio, sia pure con qualche accento critico, l'opera di Boyle. Sebbene esperimenti come il tubo di Torricelli o la macchina di Guericke non gli appaiano sufficienti a provare l'esistenza del vuoto assoluto, Leibniz mostra di nutrire verso la metodologia sperimentale della nuova scienza una fiducia anche maggiore di quella manifestata dallo stesso Locke. D'altra parte, lo si è accennato, senza gli stimoli prodotti dall'esperienza, le nozioni intellegibili che l'intelletto porta originariamente con sé resterebbero allo stato latente e fuori della portata della coscienza, mentre la stessa dinamica che presiede al concreto svolgimento dei pensieri risulterebbe indeterminata. L'esperienza, cito, è necessaria, Leibniz lo dice in apertura del secondo libro dei Nuovi Saggi, affinché l'anima si determini in questo o quel pensiero, non meno che per prendere consapevolezza delle idee che sono in noi. Fine della citazione. Se infatti la ragione fosse priva delle conoscenze offerte dalle verità di fatto, per via d'esperienza, quando anche le fosse consentito un uso puro degli intellegibili innati, essa non potrebbe uscire dal campo delle essenze, cioè dei possibili puramente logici, per discriminare fra di esse quelle che sole trovano effettiva realizzazione nel mondo esistente. Poiché l'esistenza non può essere inferita dalla possibilità, ovvero dall'essenza, e Leibniz ammette il contrario solo per l'idea di Dio, nessun giudizio di esistenza risulta possibile se non confermato ovvero indotto dall'esperienza. In quanto depositaria delle verità di fatto, l'esperienza dunque ancora la ragione al mondo delle possibilità effettivamente realizzate, fornendo prove a posteriori circa l'esistenza effettiva di essenze che pure per la ragione si configurano a priori come logicamente possibili. A sua volta la ragione, in quanto è capace di conoscere i nessi che legano gli effetti alle cause e donde quelli traggono origine, ha un ruolo decisivo nel passaggio dalla semplice constatazione di fatto alla conoscenza scientifica e dimostrativa, poiché solo dall'applicazione delle idee e dei principi innati ai materiali forniti dalla conoscenza sensibile e dunque dall'esperienza, il mondo dei fenomeni può essere ricondotto a leggi universali e necessarie. Proprio in quanto ciò si realizza, pertanto, peraltro, risulta possibile discriminare tra illusioni percettive e vere percezioni, tra fenomeni reali e fenomeni immaginari, tra rappresentazioni in cui, cioè, si esprime una realtà oggettiva e rappresentazioni che invece sono da ritenersi puramente soggettive. Lungi dal costituire una forma inferiore di conoscenza che la ragione possa ignorare, l'esperienza costituisce dunque per Leibniz la precondizione stessa della conoscenza razionale. Le verità di ragione possiedono una certezza che Leibniz direbbe metafisica,
ma come egli stesso ammette, non ci dicono nulla del mondo, poiché per loro mezzo non possiamo oltrepassare i limiti delle nostre idee distinte. Il lume della ragione è innato per Leibniz, a sua volta però la ragione non potrebbe affatto operare senza il concorso dell'esperienza. Essa infatti ne dipende non solo quanto ai materiali della conoscenza, al punto che non si danno pensieri tanto astratti che siano privi di qualsivoglia contenuto sensibile, ma per la stessa possibilità di pensare. Leibniz dice: «Mi trovo quindi d'accordo nel sostenere che nel nostro stato presente i sensi esterni ci sono necessari per pensare e che se non ne avessimo alcuno noi neppure penseremmo». L'esperienza dunque, in quanto acquisizione di conoscenze a posteriori, è una necessità connaturata alla condizione umana e a quella di ogni possibile intelletto creato. Solo di fronte all'intelletto divino si squaderna nella sua totalità e pienezza l'intera regione del mondi possibili, che include, tra le infinite altre, l'essenza di quell'unico universo posto all'esistenza. Per l'umanità, viceversa, la conoscenza razionale del mondo è una conquista continua e sempre provvisoria, un processo che si svolge nel tempo e che non può prescindere dai dati provenienti dall'esperienza e si sostanzia nella riconduzione dei concetti empirici alle nozioni intelligibili, nella concatenazione dell'esperienza in una struttura logica guidata dalle verità di ragione. Non c'è dubbio che dal punto di vista della metafisica leibniziana non solo le idee, ma anche qualsiasi stato interno del soggetto, pensieri, percezioni o sensazioni, devono a rigore essere detti innati quanto al loro status ontologico e provenire così dal fondo della monade. Questo non toglie però che per descrivere adeguatamente il processo della conoscenza quale esso effettivamente si sviluppa, occorre adottare un diverso punto di vista e astrarre dal problema della realtà metafisica che soggiace al mondo dei fenomeni e alla stessa fenomenicità del soggetto conoscente. Il discorso epistemologico non parla lo stesso linguaggio del discorso metafisico, in quanto in ultima analisi esse si riferiscono a livelli ontologicamente distinti della realtà. La monadologia, allora, spiegherà che in realtà non esistono rapporti causali fra le sostanze e che solo un'armonia prestabilita fra i loro stati percettivi interni può rendere ragione delle reciproche apparenti interazioni, sicché il mondo esterno, a stretto rigore, non è quello dell'esperienza immediata e neppure quello descritto dalle scienze. Se la metafisica monadologica richiede un'ontologia articolata in una pluralità di livelli e assegna alle sostanze monadiche il ruolo fondativo di requisiti per il manifestarsi del mondo dei fenomeni, tuttavia è solo attraverso il mondo fenomenico che anche per Leibniz si rappresenta per noi la stessa realtà metafisica ed è solo al suo interno che si svolge il processo della conoscenza e l'intera vicenda umana. Per Leibniz, mentre la ragione ci impone di presupporre il mondo metafisico, tuttavia viviamo interamente immersi nel mondo dei fenomeni. In questo quadro l'esperienza non è né un inutile fardello, né tantomeno un ostacolo che impedisca alla ragione di dispiegare le sue funzioni, ma condizione fondamentale che ne rende possibile l'attività chiarificatrice e normativa. Nella sua tarda maturità, Leibniz amava parlare del suo sistema come composto di due metà in apparente contrasto, ma simultaneamente vere. Secondo la prima metà del suo sistema, tutto avviene nel mondo secondo la causalità deterministica delle interazioni meccaniche, come se non esistessero che corpi materiali, mentre secondo l'altra metà non esistono in realtà che sostanze indivisibili, donde si generano incessantemente rappresentazioni infinite dell'universo, come se non esistessero che anime immateriali. Da parte degli interpreti, confondere quelle due simmetriche dimensioni dell'ontologia leibniziana, comprimendole in una unidimensionalità in cui dovrebbero conciliarsi il materiale e l'immateriale, l'ideale e il concreto, la forma e la materia, il discreto e il continuo, mi pare un tradimento dello spirito più profondo della filosofia di Leibniz. Egli fu forse l'ultimo dei grandi ingegni a tentare una sintesi coerente dello scibile intero della sua epoca, e perfino dell'eredità della tradizione,
che validasse al tempo stesso la nuova scienza e l'esigenza di una fondazione metafisica del sapere. Ma non dovremmo mai dimenticare che egli fu al tempo stesso colui che scelse per disegnare se medesimo e l'opera sua il motto Theoria cum Praxi. Grazie. Grazie ad Antonio Lamarra per questi affondi leibniziani e ci fermiamo qui per una pausa, direi di un quarto d'ora, 20 minuti, e riprenderemo dunque dopo questa pausa per le due relazioni che seguono e che concludono la giornata di oggi.